Buonasera a tutti, sono Paolo Forgetti di Devenzano Lagnata. Ho iniziato a partecipare al movimento proprio all'inizio di quest'anno, a gennaio, in occasione delle elezioni comunali del mio comune. La cosa buffa, che mi sono chiaramente fatto trascinare da un amico presente in sala, sono entrato perché ero contro il politico, ero contro le due mandati per i mandatari, ero contro il finanziamento dei partiti, eccetera. Poi, vissuta l'esperienza delle elezioni comunali, ho scoperto invece il principio che va ben oltre a questo, cioè il principio della rete. Cioè la rete ha questa capacità, se tutto è condiviso, di costruire, perché demolire, denunciare, di costruire un sogno, costruire un'immagine, un futuro. A me l'immagine della 5 Stelle che mi è piaciuta di più l'ho vista proprio stanotte, proprio guardando il Facebook Presa 5 Stelle. C'è proprio un muretto, ma proprio un muretto. Non ci sono i simboli dei partiti che vanno colpiti con i proiettili, ma semplicemente non ci appartengono, quindi sono a terra, e c'è una scaletta e la famiglia che guarda l'orizzonte, no? L'orizzonte, non guardano i politici da battere, no, guardano l'orizzonte, un altro sogno. Ecco, la politica ha distrutto proprio la nostra capacità di immaginare, di costruire. Io ho questa deformazione professionale, sono architetto bioedile, per cui faccio case proprio in bioedilizia, in legno, cioè a classe zero, e perché mi sono proposto, perché in Lombardia sono principalmente due poteri economici forti, la sanità e l'edilizia. Io nell'edilizia ho visto, o meglio, solo intravisto perché non voglio vedere troppo, e vi dico solo un dato, ad esempio, ho scoperto che in Lombardia non c'è una classificazione energetica, quello che c'è, il CENER, di fatto fa del termodistruttore il perno proprio della classe energetica. C'è una casa in classe degli anni 70, grazie al termodistruttore salgo su di classe, cioè perché emette meno CO2, un discorso lungo da spiegare. Per cui è una legislazione che dà valenza politica e tecnica all'A2A. Questa prima cosa. Seconda cosa, hanno unito a capre e cavoli, cosa hanno detto? Se tu isoli maggiormente di 2 cm in più l'edificio, 2 cm di poliestirolo, il volume dei muri non viene conteggiato. Tradotto, un speculatore immobiliare, se prima poteva fare 20 appartamenti, grazie a questa legge ne può fare 21. Cioè, a questa legge di risparmio energetico fittizio, l'immobiliare può fare un appartamento in più. Ecco, per cui io dico sempre, sono contento di partecipare, perché ho visto che comunque chi andrà in regione è la rete che partecipa, per cui sarò sempre presente. Vediamo di mettere il cittadino al primo posto, non l'ideologia, non l'anticasta, non finanziamento pubblico, no. Il cittadino in quanto tale al primo posto.